Ciao e bentornati sul mio canale. Oggi vogliamo fare un recupero, un super recupero, signori. Abbiamo le foglie di cavolfiore fantastiche, eccole qua. Abbiamo tolto le parti meno belle, a parte che ci resta sempre qualcosa, ma noi non ce ne frega niente. Togliamo anche questa qua che magari non mi piace tanto. E le abbiamo già lavate, ok? Benissimo. A questo punto le mettiamo in una griglia. Se avete l'essiccatore, come abbiamo la fortuna di averlo noi, boh, se non ce l'avete, allora, usate il forno quello tradizionale. Mi raccomando, se usate il forno tradizionale non superate i 70 gradi, mettetele circa 60 gradi. Le mettete su delle griglie allargate, così, in modo che, anche se stanno strette all'inizio, ma tanto dopo perdono tutta l'acqua, e le mettiamo sull'essiccatore a 60 gradi e lasciamo andare il tempo, lasciamo che il tempo faccia la sua parte. Se avete il forno normale, lo stesso, le mettete in forno a 60 gradi e le lasciate andare. Ci vorrà una giornata, con calma, senza fretta. Adesso le facciamo essiccare e poi vediamo il risultato. Vai! Oh, bene! Allora, una volta che abbiamo fatto essiccare, viene fuori tutta... si sbriciola tutto. Allora lo mettiamo dentro un mixer e adesso lo facciamo tritare e poi vediamo il risultato. Vai. Eccolo qua, fatto, abbiamo frullato, però dentro ci saranno dei pezzi che non siamo riusciti a... meglio farlo aspirare. Sarà cavolfiore. Ci saranno dei pezzi che non siamo riusciti a, come si dice, a tritare perché non abbiamo un bimbi. Adesso quando mi regaleranno il bimbi, là, quando mi regaleranno il bimbi, là, guarda, ecco. Allora lo passiamo, le, queste sono le parti più dure che naturalmente a sto punto non possiamo farci quasi niente, ma tranne che, non so, potrebbe essere bello, per un pellet potrebbe andare bene, però abbiamo la nostra polvere più fina, eccola qua, così abbiamo ottenuto la nostra polvere di cavolfiore. Si sente? E sentisci che bella soffice che è. Quindi poi come usarla ci penseremo. Intanto abbiamo la polvere, poi cosa farne vediamo. Comunque intanto tre consigli andiamo a dare. Numero 1, iscrivetevi al canale. Numero 2, se vi piace mettete like, altrimenti lasciate stare. E numero 3, ricordate, siamo ciò che mangiamo. Ciao! Polveretta!